Ciao Daniel, bentornato. Disse Luca, stringendogli forte la mano e dandogli una pacca sul braccio. La sala prove, il quartier generale, come lo chiamavano loro, era la taverna di Xavier. C'erano un bagno e due stanze, una munita di ogni comfort per trascorrere le serate tra amici e una adibita alle prove, perfetta da cima a fondo, insonorizzata, con un arredamento studiato per rendere la stanza accogliente, ma senza togliere la giusta acustica. Diego prese le birre dal frigo, Marco aprì un pacco formato famiglia delle sue patatine preferite e Xavier chattò con una delle tante fan che stravedevano per la sua bellezza e il suo carisma. Daniel, intanto, raccontò a Luca degli studi Scozia e delle nuove tecniche musicali apprese. Luca era felice per quell'incontro serale. Voleva dare loro la notizia della sua uscita dal gruppo e godersi la serata in compagnia di quei ragazzi di cui sarebbe sempre rimasto amico. Con loro si era divertito. Aveva condiviso soddisfazioni musicali, scrivendo belle canzoni. Trascorso serate divertenti e dato vita alla pagina su Facebook. Ma sentiva che era tempo di cambiamenti. Con il ritorno di Daniel, lui si sarebbe dedicato completamente all'altro gruppo. Un brindisi, disse levando la bottiglia di birra in aria. A tutti i musicisti, a chi torna e a chi va. Esco dal gruppo, ragazzi. Grazie per questi anni, grazie per la musica, per le risate. Grazie a te, è stato un onore averti con noi, disse Xavier, abbracciandolo. Anche gli altri ragazzi si unirono a quell'abbraccio. Luca suonò per l'ultima volta insieme a loro durante la festa organizzata per Daniel. Fu veramente una festa incredibile, travolgente e rock. Poi passò il testimone a Daniel. Al fondatore, unico vero batterista della band. Si gustò il suono pulito, grintoso della batteria, la magia di quelle bacchette e fu felice della decisione presa. I pensieri divergenti erano tornati alla loro vera essenza. Di nuovo insieme ripresero a lavorare con slancio. Erano tutti grintosi e pieni di idee. Passò solo qualche mese e incisero nuovi pezzi. Ragazzi, ho scoperto un concorso per band emergenti. Possiamo iscrivere un nostro brano e vince chi riceve più voti. E a livello nazionale, la sola partecipazione ci farà conoscere e, se mai dovessimo vincere, faremo un concerto qui a Verona, a Rock and Roll. Disse saltato Xavier ai suoi amici. Erano da poco arrivati a casa di Daniel per una spaghettata e un film horror. Wow, il nostro locale preferito! Esclamò Diego, passando una bottiglia di birra a Xavier. Che notizia bomba, decidiamo quale brano mandare! Disse Marco, avvicinando la propria bottiglia a quella degli amici per fare un brindisi. A noi, alla nostra musica e alla scelta migliore. Augurò Daniel, prima di far tintinnare la propria bottiglia con quella degli altri. Ognuno propose i pezzi che credeva migliori e a fine cena, valutandone la lunghezza, i riff, l'originalità e il testo, scelsero Magico. Daniel accese il PC, compilarono la pagina di iscrizione e caricarono il pezzo. Si guardarono tutti in faccia, convinti ed entusiasti della nuova avventura intrapresa. Il giorno dopo fecero le foto da caricare sulla loro pagina web per presentare la ricomposta formazione iniziale e per rinnovare quella di Facebook. I ragazzi si divisero le varie responsabilità in modo da dividersi tutti gli impegni che i progetti importanti comportano. Xavier, che stava organizzando al meglio il progetto, pensò che Daniel fosse perfetto per contattare il maggior numero di persone tra amici, anche all'estero, conoscenti, familiari, affinché potessero ricevere il massimo dei voti. Era domenica sera e Daniel era a casa quando gli arrivò un messaggio. Dani, se ti va bene, avrei pensato di delegarti il compito di promuovere il nostro concorso. Contatta amici, parenti e conoscenti per farli votare. Anche la nostra pagina Facebook deve riattivarsi. Magari scrivi ai nostri fan per far sapere dell'iniziativa. Daniel, entusiasta, rispose. Ok, Xavier. Pensò come scrivere il messaggio per presentarsi e far sapere del concorso. Una volta deciso il testo, lo inviò ai fan iscritti al social.
Il destino si sa, fa giri strani, ma alla fine tutto si incastra. E nella lista degli amici del gruppo, Daniel trova una ragazza dal nome molto particolare e, osservando quel bel viso ritratto nella foto del profilo, le mandò il messaggio preimpostato. Ciao, sono Daniel, il batterista dei Pensieri Divergenti. Siamo tornati più carichi di prima e stiamo partecipando a un concorso musicale. È in gara il nostro ultimo singolo e ci farebbe piacere che tu l'ascoltassi e, se è di tuo gradimento, ricevere il tuo voto. Grazie. Alaska, quando ricevette il messaggio, era a casa con Vanessa e Carlo. Aveva da poco acceso il PC per collegarsi a Facebook ed era in sala a discorrere con loro e a coccolare Lupin, il suo cagnolino nero, incrociato con un volpino. Erano le 7:30 di sera e stavano aspettando le pizze da poco ordinate. Appena si collegò, sentì il beep che indicava che aveva ricevuto un messaggio. Cliccò incuriosita sulla busta rossa, lampeggiante, e il contenuto la riempì di felicità. «Finalmente i Pensieri Divergenti sono tornati!» proclamò alzando il volume delle casse e facendo partire la canzone. Sorrise a Vanessa che, capendolo al volo, si alzò dal divano e si mise a ballare insieme a lei. Carlo invece, posato com'era, si godeva da seduto lo spettacolo delle due amiche. Alzò il bicchiere di succo d'arancia per fare un brindisi e urlò per sovrastare la musica. A voi due matte e al vostro amore per il rock. Alaska, continuando a ballare, gli si avvicinò, passandogli una bottiglia di birra. Il rock è energia, adrenalina, devi sentirlo scorrere nelle vene. Lascia il tuo succo del piffero, bevi la birra e balla con noi. Carlo, da stegno convinto, rifiutò con un sorriso, rimanendo seduto e muovendo solo la testa al ritmo della musica. Finita la canzone, Vanessa si ributtò sul divano a baciare il suo tranquillo fidanzato. Alaska si rimise seduta davanti al PC e rispose con slancio a quel messaggio. Ciao Daniel, piacere di conoscerti. Non sapevo che il gruppo avesse cambiato batterista, wow! Il nuovo pezzo è coinvolgente e grintoso. Il mio voto è assicurato e vi farò molta pubblicità. Dopo aver premuto invio, cercò la foto di Daniel e rimase folgorata dalla sua bellezza. Era proprio il suo tipo. Alto, occhi scuri, sguardo penetrante, capelli lunghi. Però, che gran figo, pensò. Daniel stava inviando il messaggio, con la traccia del singolo, a tutti quelli che aveva in rubrica, ai vari siti di musica, alle pagine web dedicate agli artisti, e in tanti gli risposero, dicendo di aver votato e facendogli i complimenti per la traccia. Lui rispondeva con un semplice «Grazie». Gli sembrava sgarbato nel ringraziare, ma non voleva nemmeno perdere tempo. Solo quando ricevette il messaggio di Alaska, fermò il suo lavoro. Quel nome originale e la foto di quella ragazza lo attraeva molto. «Il piacere è tutto mio, Alaska. Grazie per i complimenti. Stiamo rivoluzionando la band e vogliamo dare nuove sonorità ai Pensieri Divergenti. Onorato del tuo voto e del tuo aiuto. Buona serata, a presto». Sky lesse il messaggio e rispose: «Da quello che sento, ci state riuscendo». Nel frattempo suonò il campanello. Erano arrivate le pizze. Lupin iniziò ad abbaiare come un matto. Sky lo prese in braccio per evitare che si scagliasse contro il ragazzo delle consegne. Vanessa andò ad aprire la porta e prese i cartoni fumanti. Carlo, davvero gentiluomo, pagò il conto e lasciò la mancia. Alaska, seduta davanti al PC con Lupin tra le braccia, che cercava di svincolarsi, terminò il messaggio velocemente. «Aspetto notizie, a presto!» Tutta contenta, raggiunse gli altri a tavola e augurò buon appetito, ammirando la sua super pizza. Una 4 formaggi rossa con speck, pomodori freschi, melanzane, salsiccia e patatine fritte. Vanessa, che aveva preso una semplice vegetariana, la prese in giro ridendo. «Non ti sembra troppo leggera quella pizza, Alaska? Secondo me non ti sazierà e poi vorrai anche un pezzo della mia?» Carlo, sgranando gli occhi, disse: «Tutta quella roba su una pizza? È assurdo!» «Oh, quante storie! Non sapete cosa vi perdete, e poi non la mangio mica da sola!»
disse Alaska dando un pezzettino di crosta a Lupin. Mugugnò. No, povero Lupin, scherzo. La mamma ti dà la pizza e anche salsiccia e speck saranno tuoi. Gli disse porgendo al piccolo goloso una generosa porzione. Cenarono con gusto, parlarono tanto e un paio di volte Alaska ripensò alla bellezza del nuovo batterista dei Pensieri Divergenti.